in che cosa si deposita il sole e quanto, per capire se una centrale che sta lì per condizioni meteo che portano deposizione per tanto tempo in quel posto possa domani far diventare quel posto pericoloso in funzione dell'uso del suolo. Quindi ci posso fare l'orto o no? Ce la posso coltivare la verdura o no? Questo viene prescritto, cioè non viene prescritto, io ho chiesto al comune che lo richieda poi. La seconda cosa, veramente io, come dire, avrei molte cose da rispondere. Comunque, la seconda cosa sempre sulle... rimaniamo sulle cose estremamente rapide. Che cosa raccomando ancora io, nella conclusione del mio studio al comune? Raccomando che, proprio per quel principio che ho detto prima, siccome le nostre condizioni di salute dipendono dal mezzo in cui viviamo, quindi la mia condizione di salute dipende dall'aria che respiro, la centrale influisce sull'aria che respiro, ma io dipendo dall'aria che respiro, non dall'emissione della centrale, va bene? Allora, proprio per questo motivo, la mia preoccupazione non è tanto quella di andare a ridurre di un microgrammo metro cubo, un milligrammo metro cubo o 10 milligrammi metro cubo o anche 100 milligrammi metro cubo l'emissione della centrale, perché abbiamo visto i coefficienti di emissione che vi faceva vedere la dottoressa Soggiu, siccome io arrivo a terra diluito di 20.000 volte, quando ho ridotto l'emissione di 100 milligrammi a metro cubo della centrale, arrivo a terra su 100 diviso 20.000 diviso 50.000, cioè arrivo a terra con qualche microgrammo metro cubo. Allora forse mi potrebbe essere più utile andare a dire togliamo le caldaiette di riscaldamento che emettono non a 220 metri d'altezza che diluiscono 60-70 mila volte, ma all'altezza della mia testa che io respiro quando ci passo davanti e che emettono 200 mg normal metro cubo di ossidi di ozono. Perché se io tolgo 50.000 caldaiette, 10.000 caldaiette, adesso non so, e le sposto sul camino della centrale, lì ho migliorato la qualità dell'aria, quindi sono intervenuto pur senza ridurre l'emissione della centrale. Quindi io consiglierò al sindaco di togliere il discorso del teleriscaldamento. Ecco, questo per chiudere. L'ultima cosa, il carbone è pericoloso. Allora, ma non è pericoloso, è nocivo. Nocivo, bene, no, è pericoloso anche. Allora io le leggo un pezzettino piccolissimo della relazione che noi abbiamo presentato, quella cosa che ha presentato la dottoressa Soggia, che voi troverete, come diceva l'assessore, domani sul sito del comune. Dopo avere le conclusioni che avete sentito, diciamo, ovviamente ciò non significa che le centrali a carbone non abbia effetti sulla salute all'infuori dei confini comunali. Ossidi di azoto e di zolfo, anidride carbonica e composti organici volatili, sono efficaci precursori di inquinanti secondari, quali particolato fine ed ozono, che agiscono nell'aria vasta. Quindi anche io riconosco che il carbone è assolutamente nocivo e sicuramente ha un impatto sulla salute. Però ancora una volta, quando parliamo di rischio, dobbiamo dire dove, come, chi, quando. Allora, dove hanno impatto? Hanno impatto come precursori di inquinanti secondari e quindi hanno impatto sull'aria vasta. Lo studio che cita lei dell'Agenzia Ambientale Europea, che io conosco bene, che è stato ripreso dalla SOMO e da Greenpeace, che ha stimato 300 morti di centrale a carbone. Conosco bene perché c'è stato anche un parere del Ministero della Salute, quindi voglio dire, l'ho studiato a fondo. Ecco, quello studio fa un'operazione di questo tipo. Quello studio tiene conto delle emissioni su scala europea e cerca di capire proprio qual è l'impatto sulla salute su scala europea. Ovviamente applicare quello studio su scala italiana, come per esempio ha fatto Greenpeace, è scientificamente errato. Non c'è nessun elemento che consenta di fare quello. Ma infatti io non l'ho preso da Greenpeace, l'ho preso dall'Agenzia Europea per l'Ambiente. L'Agenzia Europea, quindi lo studio dell'Agenzia Europea, se lei lo applica all'uso del carbone a livello europeo, è uno studio corretto. E infatti lo studio europeo è fatto proprio per quello scopo, cioè per dire strategicamente all'Europa che dobbiamo scegliere la generazione elettrica a carbone o la generazione elettrica a metano. Certo. E lì, se lei mi dice se la centrale a metano inquina meno di quella a carbone, io non ho dubbi, le rispondo certamente, non c'è nessun dubbio. Ecco, però questo è il contesto. Certo. Applicare quello al comune di La Spezia non è applicabile, diciamo che siamo proprio completamente fuori scala. Per il resto, siccome siete stati così quanti... No, basta. Scusate, dare spazio all'ultimo intervento che ci sembrava, comunque grazie delle domande, ci sembrava anche
insomma, calzante per cercare di ritirare un po' le fila di tutte le tante cose che ci sono, come vedete, sia nella mattina che nel pomeriggio, e costruire una piccola cornice complessiva. E interviene quindi il dottor Paolo Druzzi dell'unità di epidemiologia e biostatistica il San Martino di Genova. Molto rapidamente, perché Genova è tardi, il treno aspetta, sarete tutti stanchi. Dunque, io vorrei parlare di prevenzione, nel senso che stamattina oggi ci siamo arrivati in giro, ma la parola prevenzione è stata usata poche volte, abbiamo parlato di